Da giovane principessa, la regina Elisabetta II ha vissuto un'esistenza spensierata a Malta, dove si è immersa in un mondo di shopping, visite turistiche e balli samba, ha affermato un fotografo reale. Quest'anno la regina celebra il suo giubileo di platino, segnando 70 anni sul trono. I festeggiamenti culminano questo fine settimana con uno speciale spettacolo reale di 4 giorni. Sua Maestà è il primo monarca britannico a raggiungere il traguardo, rendendo le celebrazioni a livello nazionale particolarmente toccanti. Elisabetta salì al trono nel 1952 in seguito alla morte di suo padre, Re Giorgio VI. Negli anni precedenti, l'allora principessa Elisabetta condusse una vita relativamente normale con il suo nuovo marito, il principe Filippo. Dal 1949 al 1951 la coppia visse a La Valletta, la capitale di Malta, dove il duca di Edimburgo era a distanza con la HMS Magpie. Secondo il veterano fotografo reale Ian Lloyd, Elizabeth ha vissuto un'esistenza spensierata come moglie di un ufficiale di marina. Scrivendo per il Mail on Sunday nel 2015, ha detto, lontano dalla pressione di un pubblico attento a casa, la principessa Elisabetta. Come era allora, ha vissuto un'esistenza genuinamente spensierata a Malta. Lady Pamela X, 93 anni, ha detto al signor Lloyd che la futura regina si è immersa in una vita di shopping, visite turistiche, pettegolezzi e balli di samba. Ha detto, sono stati giorni magici di infiniti picnic, bagni di sole e sci nautico. La principessa amava davvero Malta perché era in grado di condurre una vita normale, vagare per la città e fare shopping. E ogni volta che la flotta, della Marina Britannica, arrivava ci precipitavamo al Barracca, i giardini pubblici sul lungomare, vederlo, che è sempre stato uno spettacolo fantastico, era l'unico posto in cui poteva vivere la vita della moglie di un ufficiale di Marina, proprio come tutte le altre mogli. Lady Pamela è la figlia minore del conte Mountbatten di Birmania, l'ultimo viceré dell'India, che lo governò per Re Giorgio VI, il nostro ultimo re imperatore, e Mountbatten era cugino del principe Filippo.